Mi chiamo Abdul e voglio raccontarvi la mia storia. La mia è una storia di speranza, di sacrifici e di un sogno di una vita migliore. È una storia come tanti altri, ma per me è unica. Sono nato in un piccolo villaggio del Nord Africa. La mia terra è bellissima, ma lì la vita è dura e non c'era lavoro. Così ho preso una decisione, la più difficile della mia vita: lasciare la mia casa e la mia famiglia e partire per trovare fortuna altrove. Ho messo tutto quello che avevo in una borsa e sono partito con la speranza nel cuore. Il viaggio è stato lungo, difficile. Mi ricordo il buio, la paura, la fame e la stanchezza e la voglia di abbandonarmi per far cessare tutto. Ma ogni volta chiudevo gli occhi vedevo il volto di mia moglie e dei miei figli e ritrovavo il coraggio e la forza per andare avanti. Quando finalmente sono arrivato in Italia mi sono sentito rinato. Ho fatto tanti lavori, lavapiatti, l'imbianchino, il facchino, il muratore, ma ogni lavoro che ho fatto l'ho fatto con orgoglio e dedizione, perché sapevo che ogni centesimo guadagnato è un passo avanti verso il futuro migliore per la mia famiglia. E dopo tanti anni di sacrifici, finalmente ho trovato un lavoro stabile in una ditta metalmeccanica. Lavoravo di notte e la paga era giusta. E finalmente avevo la sensazione che stavo costruendo qualcosa di solido. Ero grato per ogni giorno di lavoro, anche se era dura e a volte pericolosa. Sono 12 anni che lavoro in questa azienda. Mi trovo bene. Ci conosciamo tutti e ci aiutiamo l'uno con gli altri. Per me è come una seconda casa, una seconda famiglia. Ricordo bene quella mattina d'autunno. Avevo iniziato il mio turno che era ancora buio. Lavoravo con Paolo. Siamo rimasti insieme fino alle 4:30, poi io mi sono staccato da solo, sono andato verso l'area di stoccaggio. Dovevo spacchettare delle grandi bobine di lastre d'acciaio e prepararle per i colleghi del turno successivo. È un lavoro che ho fatto migliaia di volte. Si tratta di tagliare un legaccio che chiude la bobina e poi un secondo e poi l'ultimo. Quella notte quando sono entrato ho verificato quale bobine potessi spacchettare. Alcuni erano sul carro ponte. Così prendo il telecomando per farmelo avvicinare, schiaccio, ma non funziona. Schiaccio ancora e ancora e ancora, ma il telecomando non funzionò. Così lascio perdere e dico, vabbè, segnalerò l'anomalia più tardi. Verifico la posizione delle altre bobine e ne indovino una, dentro una culla di stoccaggio, e decido di spacchettare quella. Senza i pali di contenimento, tanto ci avrei veramente messo poco. E poi sono proprio due bobine. Quindi mi posiziono davanti alle bobine, appoggiate sulla struttura di stoccaggio. E con una grande cesoia manuale taglio il primo legaccio. E poi il secondo. E poi il terzo e ultimo. Ma qualcosa è andato storto. Perché improvvisamente mi sono ritrovato catapultato nel mio viaggio verso l'Italia. Dentro quello sconforto, in mezzo a quella paura, di nuovo dentro quel buio, senza la possibilità e la forza di riaprire gli occhi. Un attimo. E ora sono qui. Sono immobile. Non riesco a muovermi, non riesco a respirare. E penso a quello che è successo. Cerco aiuto con la mente, con gli occhi. Ma sono solo, non c'è nessuno. Paolo non c'è. Avrei dovuto chiamarlo perché questi lavori vanno fatti sempre in due. Poi, quei pali di contenimento. Non c'erano. Pensavo che la bobina restasse in piedi. Anche se fossi caduta, comunque mi sarei spostato velocemente. Invece era stata più veloce. E ora sono qui. Sotto questo peso enorme, non riesco a muovermi, non riesco a respirare. Mi chiamo Abdul e questa è la mia storia. Sono venuto in Italia con un sogno. Ho lavorato duramente per costruire un futuro migliore per me e per la mia famiglia. Ma quella mattina il mio sogno si è infranto sotto il peso di due bobine d'acciaio. Ora vi chiedo solo una cosa. Ricordatevi il mio nome. Ma soprattutto ricordatevi che ogni vita è preziosa e che nessuno deve perdere la propria sul lavoro.
e fate in modo che la mia storia venga raccontata, affinché nessuno possa vivere di nuovo la mia stessa sorte.